Ed eccoci sul campo del Monza, in maglia più scura. Il Monza ha battuto il Bologna grazie ad una migliore impostazione di squadra e a una vivacità generale che ha frastornato gli uomini di Cervellati per tutto il primo tempo. I padroni di casa al fischio sono partiti in avanti ben sostenuti da un buon centrocampo. Dopo una bella azione del Bologna che stiamo vedendo, la prima per la verità conclusa da Fiorini sul difensore Zandonà, è il Monza a passare per la prima volta. È Zandonà che crossa bene in area, Cantarutti fa da torre per lo scaltro Silva che inganna, avete visto, il difensore in sacca. Al 40° giungerà il raddoppio, Silva vince un bel duello con Colomba sulla linea di fondo e mette al centro per De Vecchi che serve Scaini che tira, avete visto, la deviazione di Bellugi taglia fuori il portiere. Nella ripresa il Bologna ragiona un po' di più e concretizza, dopo questa azione mancata ad un soffio da Maselli, la sua superiorità a centrocampo. Il giovane Fiorini scende e rimette una palla al centro, respinge corto Anquilletti, entra Maselli e segna, è il 2-1. Il Monza accusa il colpo e sembra incapace di reagire. Un minuto dopo passa ancora il Bologna, pareggia e ancora Fiorini, che è ben servito da Maselli, come vedremo tra un attimo. Ecco il passaggio, Fiorini scarta, poi in diagonale insacca imparabilmente. A questo punto gli uomini di Magni si scuotono un po' e lentamente cercano la rimonta che giungerà con un bellissimo gol. Lo vedremo tra un attimo, ecco il tiro ed ecco la rete imparabile di Cantarutti, è il miglior gol della giornata.